Degrado e abbandono sono queste le due parole che mi vengono in mente vedendo queste immagini. Non siamo in una zona periferica di Arezzo, ma nel cuore più antico della città, dove c'è il palazzo della ex scuola elementare Chiarini, quindi tra via Pellicceria e piazzetta Sant'Agnese. La scuola è chiusa da tempo e il giardino antistante adesso è un serpaio ed una discarica a cielo aperto contemporaneamente. La vegetazione sta uscendo fuori dalle inferriate e sale su verso il palazzo. Nel mezzo, nonostante questa giungla, si distinguono bene grosse quantità di rifiuti accatastati. Un televisore, una sedia, mobilio distrutto, resti di lavorazioni idrauliche ed elettriche. Possibile mantenere un'indecenza simile? A poche decine di metri, tanto per inquadrare bene il posto, c'è Piazza Grande, il Palazzo del Comune, il Duomo, il Prato Monumentale e quasi di fronte lo storico palazzetto Albergotti, sede del quartiere di Porta Crucifera. La ex scuola Chiarini ci risulta essere sempre di proprietà del Comune di Arezzo, quindi pubblica. Alcune stanze, con ingresso da via Pellicceria, sono state concesse ad associazioni del territorio, come si vede dalle targhe appese alla porta, ma per il resto nulla. Nessuno mai ha messo mano al giardino per ripulirlo. Ci sono solo due cartelli che vietano l'ingresso ai non addetti ai lavori. Lavori in corso in realtà non ci sono, magari. Vorrebbe solo dire che un bene pubblico tornerebbe a vivere.